Scusi Presidente, Andrade sul piede di partenza, Renato in panchina, l'unico brasiliano che le è rimasto è Bruno Conte. È proprio così. Magari è quello buono. Mi sembra. Per uno straniero triste in panchina, in campo un italiano illustre e felice, o perlomeno lieto, di poter disputare la partita numero 500 di una carriera prestigiosa in giallo-rosso quanto in azzurro. E allora te lo do io il Brasile, pensa Bruno Conti, grande cuore, grande prestazione e fino anche una prodezza tutta carioca dalla bandierina. Non sempre però i pali si inchinano alla classe, mister Spinosi ci fa quasi una malattia, lui, Conti, assolutamente no. Conti che fa? Ogni 500 partite tenta il gol dalla bandierina? Ma ci ho provato, Conti è stato eccezionale, ha fatto una grande partita. Si è giocato perché ero sicuro che potesse giocare bene. I due allenatori non si ritrovano d'accordo solo su Conti Cuor di Leone, ma anche sulla filosofia di gioco, prima non prenderle. Accettabile per un Lecce che deve salvarsi, non troppo per una Roma che vuole ritrovarsi. Complice un vento dispettoso, di belle giocate poche, un paio per parte, anche per via di marcature strette e indovinate che hanno cancellato dalla partita per esempio i guizzi di Giannini, merito di Enzo, di Feller, vittima dell'ex romanista Baroni, o di Barbas che di palloni ne ha toccati abbastanza ma senza farli mai diventare troppo importanti. Prima del palo di Conti, Miggiano mette in allarme i 20.000 presenti e in difficoltà il proprio portiere, ma l'autorete non arriva. Dall'altra parte, analogo tentativo di Oddi, più tardi a conclusione di una combinazione tutta argentina tra Barbas e Pasculli. Poi ci si mette anche una papera di Tancredi a far rischiare grosso la Roma, ma Tempestilli diventa l'uomo della provvidenza proprio sulla linea. La più bella azione della partita la costruiscono in veloce contropiede Rizzitelli, Feller e Giannini, ma il diagonale di Nela è bello, non fortunato. Le ultime emozioni dalla testolina maliziosa dell'ex Righetti, che invece del meritato gol trova però Oddi pronto a sventare in extremis, e poi in apertura di ripresa dal piedino sprecone del tedesco Feller, che mette sopra la traversa la palla dei due punti. Siamo solo al 51esimo, ma poi più nulla, se non sbadigli. I due allenatori però sono contenti. Nel secondo tempo diciamo che la partita è stata giusta come pareggio, forse abbiamo fatto meno del primo tempo, però abbiamo controllato molto bene il Lecce. Non condivido minimamente i fischi che ci hanno proposto. Noi de volte giochiamo con la palla indietro per poi attaccare col nostro portiere e andare a pressare le respinte. Dopo tanto tempo mi auguro che questo sia un atteggiamento tattico chiarito una volta per sempre.